Benvenuti all'edizione straordinaria del telegiornale dei parchi della Lombardia, con tutte le informazioni sulle aree protette dei parchi regionali. Come potete vedere in questa cartina della Lombardia, c'è molto verde, con le bellissime riserve e i monumenti naturali della nostra regione. Si tratta di aree protette ben definite, dove tanti animali e piante hanno la casa e possono crescere al sicuro senza essere disturbati. Volete vivere una fantastica avventura immersi nella natura, vedere i suoi abitanti da vicino e ammirare le bellezze naturali? Tutto questo è possibile, ma nel pieno rispetto dell'ambiente. Potete scegliere in un sistema di aree protette che comprende ben 24 parchi regionali, suddivisi in parchi fluviali, parchi montani, parchi di cintura metropolitana e parchi agricoli e forestali. Alcuni parchi rientrano anche in più tipologie, ma per comprendere... Ok, grazie. Ora potete ritornare come prima. Bravi! Per comprendere meglio questa suddivisione, ci colleghiamo con il nostro inviato dei parchi fluviali. Airone, a te la linea. Grazie Quercia, come vedete mi trovo nell'inconfondibile ambiente del parco fluviale, caratterizzato dalla presenza di un mare, ma no, di un fiume. Infatti per ogni fiume è un parco, un percorso, natura, un'oasi. I nostri parchi si sviluppano lungo i grandi fiumi lombardi, il Ticino, l'Adda, l'Oglio, il Mincio, il Serio, il Lambro. Lo sanno bene milioni di colleghi uccelli migratori che vi giungono ogni anno. Ecco una folaga, brava, dopo un lungo viaggio è bene ripulirsi un po'. Lo sapete che questo uccello dai movimenti un po' goffi per spiccare il volo corre a lungo sull'acqua? Insomma, ha bisogno di una pista molto lunga per decollare. Ci vorrebbe una torre di controllo! Speriamo che sia attenta alle anatre presenti in acqua, come queste mestolone o quest'altre morette! Ehi, c'è anche una fischiona! E non dimentichiamo i superbi germani reali! Osservate quelle mamme come mangiano tranquillamente con i loro piccoli! Toh, ecco le cicogne! Ho una notizia stupenda, grazie ad un progetto della Regione Lombardia è tornata a nidificare la nostra amica cicogna bianca! Un applauso alle cicogne! Guardate invece questa felice famigliola di cigni reali! Ehi piccoli rampolli, state vicino a mamma e a papà, da bravi! E anche gli abitanti sott'acqua se la passano bene! Le acque dei nostri fiumi sono limpide e trasparenti! E i pesci sono molto contenti di nuotarci dentro! Ecco che si avvicinano trote, tinche, carpe, uno splendido persico reale, il dorato persico sole e guardate quanti girini! Ma torniamo in superficie! C'è una tranquilla tartarughina che tenta il tuffo! Merita un bel 10, grande successo! E anche le rane verdi si divertono e dopo tanti salti e canti aspettano qualche insetto per fare uno spuntino. Ora però un po' di silenzio, non disturbiamo questi aironi che si corteggiano, si inseguono, fanno degli inchini e magari si daranno anche dei bacini. E poi guardate che bella mamma svasso con il suo piccolino. Ci sono diversi ecosistemi nei miei parchi, con tanti fiori, alberi e animali. Se tenete gli occhi ben aperti, si possono incontrare anche le giocose lontre. Loro sono un po' zuzzerellone, si tuffano, giocano, prendono il sole, fanno proprio una bella vita qui al parco fluviale. Un altro curioso uccellino blu e giallo è il martin pescatore, che di solito non vuole nessun altro della sua specie vicino a lui. È solitario quando vola, saltella sui rami, oppure quando si tuffa e nuota sott'acqua per catturare piccoli pesci. Con un po' di fortuna si possono incontrare le volpi, tassi, faine e caprioli. Ma vorrei ora parlarvi della stupenda avifauna, soprattutto acquatica. Uccelli piccoli, grandi, colorati o in bianco e nero, come gli impettiti cavalieri d'Italia, le curiose garzette e ancora intere famiglie di aironi.
Noi aironi siamo davvero maestosi, eh? E abilissimi nel cacciare. Abbiamo diverse tecniche, come la caccia da fermo di questo airone rosso che avviene camminando e la caccia in volo che si conclude con uno spettacolare tuffo per acchiappare i pesci. Che buoni! Ci sono inoltre i bellissimi e furbi aironi cenerini. I loro piccoli, per difendersi dai predatori, lanciano escrementi e rigurgitano il cibo. Non è bellissimo, è vero, ma è efficace. Ehi, non provateci anche voi, eh? I parchi fluviali hanno lo scopo di salvaguardare il territorio e proprio per questo la regione sta attuando diversi progetti per ripopolare flora e fauna a rischio di estinzione. Come lo storione Covice, che la regione Lombardia sta salvando con l'immissione di centinaia di migliaia di esemplari negli ultimi anni. Che aspettate allora? Venite a trovarmi nei parchi fluviali della Lombardia. Per il momento è tutto. Airone per il TG Parchi, a voi la linea studio. Grazie e passiamo alla prossima notizia. Un attimo, mi dicono dalla regia che è già pronto il collegamento con il Parco Montano, dove c'è la nostra Bamba. Il mio vero nome d'arte è Bambi, ma quelli del TG non me lo fanno usare per colpa di quel Bambi del cartone animato più famoso di me, almeno per il momento. Io sono una giornalista d'assalto, non ho paura di niente, sono sicura e decisa. Bamba, sei in onda? Oh, sì, scusate, sono in onda? Oh, certo che lo sono, io sono... mi trovo... in montagna! È ovvio, altrimenti non sarei l'inviato dei parchi montani! È stupendo qui! I ruscelli e i corsi d'acqua si fanno largo tra le montagne e tra i prati. Inoltre facilmente si possono ammirare i camosci e gli stambecchi. Ehi, c'è qualcuno che ha fame! Guardate come ciuccia! E qualcun altro che si è offeso perché l'hanno chiamato... cornuto e lottano tra di loro. Se non fate molto rumore, potete avvicinarvi a questa dolce marmotta che da brava sentinella sta controllando se tutto è a posto. Non si sa mai che nelle vicinanze si avvicini un'aquila reale che cattura piccoli animali per sfamare i suoi aquilotti. Pensate, le sue ali aperte possono misurare più di 2 metri. In inverno anche le volpi si divertono con la neve. Guardate questa. Cosa fa? Forse sta cercando di fare un pupazzo di neve? No, secondo me sta fiutando qualcosa. Dalla primavera all'autunno è un susseguirsi di profumi e colori di boschi e prati colmi di genziana, arnica e rododendri. Tutti i parchi dell'arco alpino meritano una visita per ammirare le bellezze naturali come i laghi alpini o i ghiacciai, oppure ad esempio per vedere gli orsi reintrodotti nella Damello da pochi anni per evitare il rischio di estinzione. Altri parchi montani si possono trovare anche in zone collinari o vicino a laghi dove si può trovare una flora submediterranea con olivi, lecci e cipressi. Anche nei miei parchi potete osservare una ricchissima avifauna con tanti uccellini come le cince, i fringuelli ciuffolotti con le belle piume colorate o vedere volteggiare le rapaci poiane dal grido inconfondibile. Oh, mi pare di aver sentito un ticchettio. Ah sì, dimenticavo, che distratta. Il picchio rosso ha un becco davvero robusto che usa per forare i tronchi e scavare il suo nido. A volte però si lascia fregare da quel furbastro di picchio muratore. Lo chiamano così perché restaura i nidi degli altri picchi per la propria prole. Vista la mia bellezza, cioè la bellezza dei parchi montani, potremmo fare tante bellissime passeggiate e poi potremmo scattare tante foto a tutti gli animali del parco. Se vi avvicinate senza farvi sentire, potete anche scattare dei bellissimi primi piani. Ehi, non così vicino, si vedono le mie rughe. Un saluto dalla vostra inviata Bambi. Bamba, chiudi il collegamento. Taglia. Arrivederci. Grazie Bamba per il tuo reportage. E dalle montagne passiamo ai parchi di cintura metropolitana. Per noi c'è Riccio. Riccio, tocca a te. Siamo in diretta. Riccio? Ma che fastidio, c'ho qualcosa qui in mezzo ai denti. Eccolo, l'ho tolto. Ma usi